Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita sociale. E la massa ignora. Perché non se ne preoccupa. Allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, dal quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano sceneramente. Ma nessuno, o pochi si domandano, e se avessi fatto anch'io il mio dovere? Se avessi cercato di far valere la mia di volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto ad ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano. Della mia parte, già bussare l'attività della città futura, che la mia parte è già sta costruendo, e in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma intelligente opera dei cittadini. In essa nessuno sta alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svelano. Vivo! Sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia.